saluto a tutti i video ascoltatori d'Italia Medievale. Oggi presentiamo un bel volume appena pubblicato da Newton Compton dal titolo Tra giganti e valchirie, miti e leggende nordiche di Giorgio Albertini, che abbiamo il grande piacere di avere nostro ospite perché ce ne parli diffusamente. Quindi io, come mia abitudine, lascio subito la parola all'autore. Così ci può raccontare di miti nordici. Prego, a lei. Grazie, grazie mille, grazie per il medievale, buongiorno. Allora, sì, uscita per Newton Compton, diciamo una serie è all'interno di una serie di volumi sulle mitologie e questa è quella che riguarda appunto la mitologia nordica di cui mi sono occupato io. Ha un titolo e anche una forma piuttosto pop, diciamo così, per scelta dell'editore, anche per attirare un pubblico non di specialisti. Ed effettivamente il libro è un libro divulgativo, insomma, non è un libro che si rivolga al mondo scientifico, però è fatto con criterio scientifico, scrupoloso, insomma, quello che in genere applico alle mie pubblicazioni. Perché è stato chiesto a me di fare il libro sui miti nordici? Perché, appunto, vabbè, sono un medievista di formazione, mi occupo soprattutto di, diciamo, come formazione di alto medioevo e anche se non nello specifico diciamo, della mia formazione, non mi sono occupato nello specifico di Medioevo nordico, piuttosto di Medioevo orientale, bizantino, che ancora è una parte fondamentale del mio lavoro. Nonostante questo, i legami tra il mondo bizantino e il mondo nordico erano tali che comunque la fascinazione per quel mondo è sempre stata molto forte e così, insomma, diciamo, ho sviluppato un interesse che mi ha portato ad avere una conoscenza, credo, piuttosto approfondita dell'argomento. L'argomento, appunto, è la religione precristiana, la religione politeista dei popoli germanici, dei popoli nordici. Diciamo più in generale dei popoli germanici, insomma, perché non escludo in questo testo tutte le varianti che riguardano le popolazioni germaniche meridionali. Ovviamente per una questione legata alle fonti, come molti sapranno, insomma, cioè le fonti fondamentali per conoscere la mitologia nordica sono fonti piuttosto tarde, fonti del XIII secolo, anche se sono, diciamo, trascritte e ovviamente riguardano testi più antichi, ma la formulazione, soprattutto quella più famosa, la Edda di Snorri, è della metà del XIII secolo, insomma, dal 1240 al 1250. Per cui una fonte legata a una religione politeista in un periodo dove ormai l'egemonia del cristianesimo in Europa era totale, andava appunto dal Mediterraneo, ovviamente dove nasce peraltro la religione cristiana, alla Scandinavia estrema, cioè quindi all'Islanda. È proprio dall'Islanda che arrivano a noi questi testi, le due Edde, la Edda poetica e la Edda in prosa, che sono il cuore centrale delle fonti a cui noi ci rivolgiamo per conoscere in modo, insomma, approfondito i caratteri di questa religione. Ovviamente ci sono anche le fonti antiche che riguardano chi si confrontava col mondo germanico, insomma, che sono le fonti greche e romane, insomma. Quelle però sono appunto fonti di riscontro, non semplicemente, cioè non sono fonti primarie delle popolazioni germaniche, per cui ovviamente vanno prese
quello che sono. Insomma, ci offrono degli spunti, ma sono spunti relativi, non particolarmente puntuali, non come le Edde, che invece ci raccontano precisamente quello che era il fulcro della mitologia. E dal fulcro della mitologia noi ne traiamo anche, diciamo, delle informazioni su quello che era la religione in sé. A me interessa in modo particolare questo punto della religione dei popoli germanici, dei popoli norreni, proprio perché rimane in un'Europa che è cristianizzata, insomma, per tutta la sua parte mediterranea, fino almeno a tutti i confini dell'impero romano, già diciamo nel terzo secolo, quasi in modo totale, per poi arrivare appunto alla totalità nei 2 secoli successivi, mentre invece rimane tutta una parte d'Europa, che è una parte importante, insomma, dal Danubio fino alla Vistola, e poi ovviamente oltre, ma non riguarda i popoli germanici, insomma. E quindi dal Reno fino a tutti i paesi scandinavi, è un'Europa che è ancora saldamente pagana, direbbero i cristiani, insomma, cioè politeista, ancora una religione che è una religione di carattere antico, insomma. E questo è molto interessante perché c'è un confronto molto forte, un confronto con la cristianità, che è un confronto spesso scontro militare. Ricordiamoci che nell'8 secolo e all'inizio del 9 secolo, quando Carlo Magno affronta le sue campagne contro i Sassoni, è di fatto anche una guerra di religione, una guerra di religioni, diciamo, tra un mondo cristiano e un mondo che è ancora saldamente pagano e che difende il proprio politeismo. In modo preciso, in modo attento, in modo anche efficace, visti, diciamo, tutti gli anni che quelle campagne di guerra comportano. Oppure, diciamo, per andare più avanti nei secoli centrali dell'era vichinga. Centrali nel senso di più fortemente attivi tra nono e undicesimo, il cristianesimo comincia a penetrare all'interno del mondo scandinavo, ma lo fa in modo più blando, insomma, lo fa attraverso dei missionari, insomma, di fatto, per cui lo scontro non è così forte e anzi c'è anche, diciamo, un'osmosi in qualche modo tra le due religioni, o comunque un tentativo di, soprattutto da parte del mondo pagano, di acquisire dei temi che riguardano la cristianità. Tutto questo per dire che quando le fonti arrivano a noi, soprattutto le fonti islandesi, sono fonti che, diciamo, un po' si sono abbeverate, diciamo, almeno per 3 secoli, alla cultura cristiana, insomma, per cui anche le divinità scandinave, le antiche divinità scandinave e germaniche, più in generale germaniche, diventano qualcosa di, usiamo la parola, sincretica con il mondo cristiano. Certi aspetti di Odino, certi aspetti di altre divinità, in qualche modo ci fanno pensare e ci fanno intuire che l'innesto tra la religione cristiana e la religione germanico-politeista è stato digerito, insomma, per cui ha prodotto un cambiamento dei miti. L'interesse per questi miti nasce proprio da questo, dalla loro, diciamo, ampiezza cronologica. Sono miti molto antichi, miti che affondano le radici nel mondo indoeuropeo, che vuol dire molte cose, ma vuol dire anche molto poco, insomma, perché ovviamente è un mondo
che non ci riporta fonti dirette, per cui tutto quello che sappiamo lo sappiamo per fonti successive, protostoriche, però possiamo dire, diciamo, che il fondamento nasce in quel mondo, che però è un mondo molto vasto, che riguarda tutti i popoli, diciamo, di ascendenza indoeuropea, per cui è un pantheon che vede più delle figure ancestrali legate a delle tipologie, il guerriero, il sacerdote, insomma, chi si occupa di questo lo sa, il contadino, il produttore di cibo, e che però si prefigurano poi in modi diversi. Il modo germanico è un modo che arriva, diciamo, nell'alveo del mondo germanico durante tra il tardo neolitico e l'età del bronzo, e si confronta ovviamente con le popolazioni che già risiedevano, insomma, e come tutto il mondo, e come tutto il mondo in generale, insomma, non solo quello antico, è un continuo rimescolarsi di pensieri e di popolazioni, insomma. Qui anche il popolo germanico non è avulso da questa dipendenza della commistione con gli altri. E come abbiamo visto poc'anzi, insomma, alla fine della sua storia, come attinge e si mescola in qualche modo, in modo sincretico, col mondo cristiano, arriva anche all'inizio della sua storia a mescolarsi con le religioni, i miti dei popoli che hanno preceduto, i popoli, diciamo, che definiamo di lingua germanica, nei luoghi dove si sono poi alla fine insediati. Uno di questi aspetti è uno degli aspetti principali, diciamo, del pantheon germanico norrenico. Uso questi due termini perché quello germanico riguarda i popoli germanici, diciamo, definiamo più i popoli germanici del sud, fino ad arrivare ai popoli più tardi, ai Goti, ai Germani dell'Est, insomma. I popoli norreni, e uso norreno per definire tutte quelle popolazioni scandinave, insomma. Norreno in realtà ha a che fare con un mondo, diciamo, più vicino a noi, storicamente, insomma, vive in pieno medioevo rispetto alle popolazioni scandinave dell'antichità, insomma. Ma per semplicità usiamo questi due termini. Ritorno alle mitologie, quello e allo spirito della religione. Un punto fondamentale, appunto, di questo innesto è la bipartizione in due grandi famiglie del mondo del pantheon germanico. Gli Oesir, scritti Aesir, appunto, si scrive, e i Vanir. Il pantheon, a differenza di altri pantheon, il pantheon germanico si divide in due grandi famiglie. Una famiglia centrale, quella delle divinità centrali, che sono appunto gli Aesir, di cui fa parte Odino, di cui fa parte Thor, di cui fa parte Tyr, di cui fa parte quasi tutta, diciamo, il grosso del Pantheon, e invece i Vanir, che sono, diciamo, i maggiori storici della religione, li individuano in questo, appunto, il ricordo di antiche religioni tardo-neolitiche, sulle quali la religione germanica si innesta. Nel rapporto tra queste due famiglie, nel rapporto tra queste due famiglie di divinità, nello scontro tra queste due famiglie di divinità, scaturisce il pantheon nordico, che è quello che conosciamo, quello, diciamo, che ci arriva dai racconti dell'era vichinga. Anche per il mondo vichingo dovremmo usare dei termini, insomma, più precisi. Noi diciamo mondo vichingo per definire un mondo
con delle caratteristiche particolari che a tutti noi dà un senso preciso, cioè individuiamo che cosa, di cosa parliamo parlando di questo vichingo, di questo mondo vichingo, ma dobbiamo essere consapevoli che innanzitutto i vichinghi non erano un popolo, insomma, i vichinghi erano un mestiere, non, erano un po', cioè, potremmo definire i vichinghi, il termine vichingo relativo alla pirateria, insomma, diciamo, al movimento diciamo, di navi sulle coste, un po' predatori, un po' commercianti. Ed era un mondo, diciamo, che comprendeva molte etnie, non comprendeva una sola, cioè quindi non solo un popolo, appunto, per cui non era una sola etnia. Le popolazioni norvegesi, le popolazioni svedesi, uso termini odierni, diciamo, dell'odierna Norvegia, dell'odierna Svezia, dell'odierna Danimarca, ma anche delle isole inglesi, delle isole anglosassoni, sono popolazioni che hanno fatto parte di questo mondo vichingo. Questo mondo vichingo era un mondo che si muoveva, che si spostava, che aveva il suo fulcro nel movimento con le navi, con i famosi car, con le navi appunto vichinghe, per cui era un mondo di confronto, di rapporto con altre etnie, altre popolazioni, altri mondi. E questo è anche una delle forze della loro regione, perché è una regione che si spostava, che non rimaneva insediata in una regione, ma si muoveva in una fase iniziale, diciamo, per tutto il nord Europa e i mari nord europei, e in una fase apicale per tutto il Mediterraneo, per tutto l'est, perché noi spesso immaginiamo i vichinghi proiettati verso occidente, ma i vichinghi sono proiettati ugualmente verso oriente. Abbiamo sempre, noi italiani soprattutto, diciamo noi europei meridionali, che la storiografia francese, ma anche la storiografia tedesca, vede un po' sempre il mondo vichingo da sotto in su, insomma, cioè per noi guardiamo la Scandinavia guardando verso l'alto, diciamo così, guardando verso nord. In realtà, entrando nell'ottica del mondo scandinavo, del mondo dei vichinghi, se così vogliamo utilizzare questo termine, passepartout, il mondo è rovesciato. Il loro mondo è un mondo che guarda verso il sud, insomma, e guarda verso sud in modo a raggiera, per cui se noi abbiamo un'idea della nave vichinga che va verso le coste francesi o le coste dell'Inghilterra o dell'Irlanda, in realtà abbiamo soltanto una visione parziale dei movimenti vichinghi, perché i movimenti vichinghi sono altrettanti verso oriente, insomma, non solo verso i mari neri, come loro li chiamavano, del nord, ma verso i fiumi argentei del sud, della Russia, dell'Ucraina, della Polonia, che li portano verso il grande mondo e gli imperi mediterranei più ricchi, Costantinopoli, Bisanzio prima di tutto, e poi gli Emirati, insomma, per cui veramente un mondo completo. E anche oltre, diciamo, quell'idea di Europa che noi abbiamo, perché sappiamo che i vichinghi sono andati solo in Islanda, che è uno dei punti fondamentali del loro approdo e delle loro colonie, ma anche in Groenlandia e anche in America, nel Nord America, ovviamente. Tutto questo muove tantissimo diciamo, queste idee, muove tantissimo l'idea fondamentale del mondo religioso di queste popolazioni. E la loro terra era fatta per essere conquistata anche da quelle idee, secondo il loro pensiero. Questa terra innanzitutto è Midgard,
la terra degli uomini, la terra nel mezzo o la terra di mezzo, come chiunque abbia letto Tolkien sa perfettamente. Insomma, quella è la terra dei vichinghi, è la terra destinata agli uomini. Le divinità invece abitano da qualche altra parte, abitano in uno dei nove mondi diciamo, della cosmologia nordica. Ed è lì che il loro predominio e diciamo, la loro terra li aspetta gli permette di vivere. Tutti questi mondi, peraltro, sono stati creati dalle divinità stesse, sono state create da Odin, è Odino che ha creato questo mondo. L'ha creato insieme ai suoi fratelli, Bel e Bi. Odino nasce in un mondo di brume, in un mondo di nulla, così ci viene descritto. In un mondo dove non c'è niente, se non un immenso gigante, Ymir, così immenso da in sostanza poter riempire tutto lo spazio. E tale è, insomma, tale è nel senso di riempitore di spazi. Ymir è un essere immenso dai cui umori nascono altri esseri immensi, i giganti. E questi giganti poi mettono ad esempio alla luce altri esseri, tra cui Odino e i suoi fratelli. Odino e i suoi fratelli in questo mondo di nulla, però ovviamente sono alienati dalla noia. In quanto giovani divinità non possono fare altro che pensare come muovere questo mondo e lo fanno rivolgendosi all'unica materia che c'è, che è questo immenso gigante Ymir. E da questo immenso gigante Ymir, smembrandolo, un po' come avviene anche in altri Pantheon, viene anche nel Pantheon classico greco, insomma, se ci pensiamo, questo immenso gigante viene smembrato e le sue membra compongono tutto, compongono tutti i mondi, compongono Midgard, Isengard, tutte le possibilità di mondi e compongono anche il cielo. Il cranio, ad esempio, forma di questo gigante Ymir, forma la volta celeste. Il cervello di questo gigante viene lanciato in cielo da Odino a formare le nuvole e ci dice anche l'idea che questo gigante poteva avere, le idee che poteva avere nella testa, molto labili, molto celesti, insomma. Il sangue, che è un sangue blu ghiacciato, forma i mari, i fiumi, le acque, i denti tenuti nella loro forma o spezzettati in infiniti pezzi minimi, formano le rocce, la ghiaia e la sabbia, e via così, tutto il creato formato in questo modo. Da questo creato ovviamente rimangono altri esseri che sono gli esseri di grande confronto delle divinità nordiche, che sono i giganti, che sono esseri strani, non veramente crudeli, ma diciamo neanche completamente benigni. Sono esseri antagonisti in sostanza al confronto degli dèi. Peraltro neanche gli dèi hanno questo concetto di bontà, è un concetto tutto, diciamo, dell'era cristiana, insomma, ha poco a che fare con le divinità antiche e ancora meno con le divinità nordiche, che sono divinità a loro modo spietate, tutte nei loro termini, insomma, che hanno diverse caratteristiche. Ma che spesso, almeno le principali di queste, sono caratterizzate dall'essere divinità guerriere. Lo è Odino, lo è Thor, lo è Freya, lo è Tyr. Sono tutte divinità che esprimono delle caratteristiche guerriere differenti.
Questo avviene anche nel mondo classico. Marte è una divinità, Marte Ares è una divinità guerriera, ma è una divinità guerriera anche Atena, insomma. E lo stesso avviene anche nel mondo nordico, avviene ancora di più, insomma, in modo sostanziale, in modo veramente, preciso. Le caratteristiche guerriere delle divinità sono caratteristiche guerriere che ovviamente si diversificano. Innanzitutto Odino, che è il padre di tutti gli dèi, è la divinità suprema, ma forse non è stata la divinità suprema sempre. Arriva come divinità suprema in un periodo dove il monoteismo ormai è generale in Europa, si sta allargando sempre di più, per cui forse risponde anche a questa sua primarietà a un'esigenza di avere una divinità superiore, insomma, che forse nei periodi più arcaici della religione non c'era, non aveva questa funzione. Detto questo, Odino arriva a noi come grande divinità della guerra, e divinità in parte della morte in guerra. Insomma, sappiamo che Odino ha una schiera, come cita il titolo del mio libro, di, diciamo, servitrici, di ancelle, come chiamarle, di spiriti altrettanto guerrieri e giudicanti che volano sopra i campi di battaglia e raccolgono i guerrieri valorosi per portarli nella grande sala dove gli aspettano un banchetto di vino continuo e continue lotte per quasi l'eternità. Non l'eternità, perché il concetto di eternità nel mondo nordico è un concetto in realtà che non esiste, o meglio esiste, ma in forme diverse. Odino è una divinità che ha a che fare con molte prerogative. La principale forse è la saggezza, è la ricerca della saggezza, la ricerca del sapere e la ricerca della conoscenza più vasta, più generale. Lo fa in vari modi, lo fa sacrificando se stesso a se stesso, come dicono i termini, insomma. In un modo che ci ricorda, ad esempio, il sacrificio della divinità cristiana, insomma, di Gesù che muore sacrificato a una parte di se stesso, la parte del Padre, insomma, per cui forse anche questa è parte di un sincretismo, ma di fatto Odino, che noi chiamiamo Odino o Wotan, come il nome germanico del sud, che è, diciamo, caratterizzato da avere un'infinità di nomi, di avere una quantità di nomi quasi inconoscibile, insomma, è anche definito il Dio impiccato proprio perché decide di impiccare se stesso sul grande albero della vita, il Yggdrasil, che è l'albero, insomma, centrale del mondo, della cosmologia germanica, proprio per arrivare alla conoscenza. E questa conoscenza l'acquisisce anche bevendo a una delle fonti della conoscenza, cavandosi un occhio per poter acquisire, diciamo, la possibilità di abbeverarsi a questa fonte. E anche per questo diventa il dio guercio, insomma, e via così, con una quantità di epiteti che, se avete la pazienza di leggere il mio libro, potrete conoscere. Ma altre divinità che sono minori, di cui sappiamo meno, perché forse sono più arcaiche, perché le fonti purtroppo con le quali ci confrontiamo sono sempre limitate e poche. Una di queste divinità è ad esempio Tyr, che ha un nome che ricorda Thor, ad esempio, tutti i nomi abbastanza simili, ma è caratterizzato da altre cose, che è anche lui un dio della guerra, ma è un dio della guerra giusta, è un dio, diciamo, del diritto, come diremo noi oggi.
Tant'è che non esita in uno scontro con un enorme lupo che è un figlio di Loki e che sarà uno degli esseri principali, diciamo, nella grande contesa della battaglia finale del Ragnarok. Non esita il nostro Tyr a sacrificare un suo braccio per permettere all'altra divinità di tenere controllato, diciamo con delle catene, questo lupo famigerato. Appunto. Tyr è, nonostante questo, una divinità molto più invocata di Odino dai guerrieri. Cioè, noi abbiamo una quantità, e qui entra molto l'archeologia, che è uno degli aspetti, chi conosce il mio lavoro sa che io mi occupo soprattutto di questo. Insomma, ho una formazione da storico, ma lavoro soprattutto nell'archeologia, facendo disegni ricostruttivi. L'archeologia proprio ci permette di avere una quantità notevole di oggetti bellici, soprattutto di spade, con la runa di Tyr, che è una specie di lancia fatta con una stanghetta con sopra due listarelle che scendono, che proprio invocano il nome del dio della giustizia, del dio che conferisce la vittoria in battaglia, insomma, e quindi Tyr sembra avere una predominanza nell'invocazione dei vichinghi, dei guerrieri nordici. Ma anche Freya, ad esempio, che è una divinità che invece non fa parte del pantheon degli Aesir, ma fa parte piuttosto del pantheon dei Vanir. Perché nello scontro, diciamo, è una delle divinità che vanno a vivere con la famiglia, diciamo, inizialmente nemica, proprio in quella consuetudine che i popoli antichi avevano di scambiarsi dei giovani proprio per permettere la pace, insomma, in modo tale che non è nient'altro che un modo per creare osmosi e nuove generazioni che condividano tutte e due i ceppi, insomma. E Freya è esattamente questo, insomma. È appunto una divinità nuova, cioè, o meglio, più antica, dei Vani, che va in un mondo nuovo, e anche lei è una divinità guerriera, anche lei rimane guerriera, insomma, come divinità. Volevi dirmi qualcosa? No? Mi interrompo, chiedo. Non so che tempi abbiamo, ho già parlato una mezza. Prego. Appunto, le divinità ovviamente sono molteplici, è impossibile elencarle, ed è molteplice anche la vita di queste divinità. Il punto fondamentale per loro è il Ragnar, la fine dei tempi, e nella fine dei tempi si gioca un po' tutto. E anche l'idea del mondo vichingo, l'idea del mondo germanico, l'idea che vede in questo scontro finale la conclusione di tutto, che però non è effettivamente la conclusione, è forse l'inizio di qualche cosa. Lo scoprirete facilmente leggendo lì. Questo del mondo delle regioni nordiche è un mondo lontano, ma molto vicino per certi versi. Scoprirete che alcune intuizioni sono assolutamente spendibili ancora oggi. Questo a definire come la filosofia religiosa, diciamo, il pensiero religioso di un mondo così antico ancora ci parla fortemente. Ed effettivamente ci parla così tanto che c'è anche un revival, diciamo, di religiosità nordica in tutto il mondo, insomma, cioè, viene ripreso. Di questo ne parlo nel libro. Che non solo si limita a un racconto delle divinità e dei miti, ma anche fa un racconto di quello che la mitologia nordica ha creato nel mondo dell'immaginario, nel mondo del cinema, della letteratura e di tutto questo. Direi che vi rimando alla lettura e vi ringrazio per questo invito, ringrazio gli ascoltatori che hanno il piacere di leggere il libro e grazie ovviamente all'Italia Medievale
per l'invito. Bene, siamo noi che ringraziamo lei per averci introdotto in questo mondo che è alquanto complesso e molto variegato e difficile anche da definire, da dipanare, da seguire, perché a parte la sua lontananza nel tempo, c'è proprio una varietà enorme di religioni all'interno stesso di questo magma infinito. Quindi io, Varie sfaccettature che appunto sono come mia abitudine, ricordo il titolo del libro, così potete andarvelo a comprare. Il titolo è Tra giganti e valchirie, miti e leggende nordiche, appena pubblicato da Newton Compton. Scritto da Giorgio Albertini, che abbiamo avuto il piacere di avere il nostro gradito ospite, che ce ne ha parlato così bene, e che io ringrazio tantissimo, mentre a tutti voi ricordo di continuare a seguirci sul nostro canale YouTube, dove insieme a questa trovate tutte le nostre video presentazioni. Grazie ancora e a presto.